Cari amici, ben ritrovati con la seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Maltempo, 11 dispersi in Piemonte, piogge record dal 1958, è morto un vigile del fuoco volontario in Valle d'Aosta. Il maltempo sta mettendo in ginocchio il nord-ovest. Vento, piogge torrenziali e frane battono in particolare Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. E ora le conseguenze sono anche drammatiche. Si contano 11 dispersi tra Cunese e Vercellese, mentre ad Arnad, in Aosta, un vigile del fuoco volontario, Rinaldo Ciallancin, di 53 anni, è morto per il crollo di un albero durante alcune operazioni di soccorso. Lascia la moglie Anna e le figlie Marta e Stefanie. Caso Gregoretti, la decisione del GUP, saranno sentiti Conte, Di Maio e altri ministri coinvolti. Il PM chiede il non luogo a procedere per Salvini. L'ex ministro dell'Interno è accusato di sequestro di persona aggravata per aver trattenuto per 5 giorni oltre 100 migranti a bordo dell'imbarcazione della Guardia Costiera. È la prima vicenda relativa agli sbarchi di migranti che riguardano Salvini ad arrivare all'udienza preliminare. Il calendario prevede ora di ascoltare Conte, Trenta e Toninelli il 20 novembre, mentre Di Maio, Lamorgese e l'ambasciatore Massari il 4 dicembre. Intanto, fuori dall'aula, i manifestanti distribuiscono centinaia di rotoli di carta igienica su cui compare una foto del segretario leghista. Venezia, il Mose funziona per ora, sta bloccando la marea, hanno detto, e non filtra l'acqua. Piazza San Marco è asciutta, le 78 paratie mobili si sono sollevate in 1 ora e 17 minuti, separando le 3 bocche di porto della laguna del mare. La basilica è asciutta, è la prima volta ed è un dato importantissimo, questo l'ha dichiarato il primo procuratore di San Marco a Venezia, Carlo Alberto Tesserin. Vaccino anti-influenzale, il Comune di Milano contro la Regione Lombardia, dicono presi in giro, non ci dà le dosi e dice di chiedere ai privati. La vice di sala all'attacco di Gallera che dice ci dia dati, non sue interpretazioni, quante persone dovete vaccinare, ce la farete? Nei giorni scorsi il Fatto.it aveva raccontato l'odissea per avere informazioni e non ottenerle dai centri vaccinali e dal numero verde regionale. Calcio a 5 e politica, gli intrecci tra la divisione Fratelli d'Italia finiti al centro delle indagini, rapporti che hanno fatto parlare per i flussi di denaro con Opes, ente di promozione, costola sportiva del partito, che ha organizzato un progetto sociale finito nel mirino degli organi di vigilanza. Ci sono anche il legame con Giovan Battista Fazzolari, oggi senatore di Fratelli d'Italia, in passato collaboratore della divisione, e poi i corsi di formazione alla chiacchierata Link Campus University, dove insegnava proprio l'ex presidente Montemuro. Passiamo alle notizie da Napoli e dalla Campania. Suicidio bimbo, i funerali a Santa Chiara, insomma oggi piangiamo, domani sorridete, dicono 2 colonne di fiori bianchi. Tutti lasciano un pensiero per il piccolo, dolore muto, senza lacrime né parole. Niente lasciava presagire ciò che sarebbe poi accaduto. Era bambino felice, con tanti interessi, sciava, nuotava, faceva sport e aveva amici. Amava la natura e viveva in una famiglia serena. Poi il blackout, quel maledetto giorno. A mezzanotte si è alzato dal letto e ha detto alla sorella che andava in bagno, ma non ha mai fatto più ritorno. È andata a cercarlo e visto lo sgabello sotto al davanzale. Coronavirus, i soccorsi ritardano. Ha il Covid con sintomi gravi, ma i soccorsi ritardano. La denuncia della sorella positiva al Covid si aggrava improvvisamente, ma i soccorsi ritardano. Questa è la vicenda che vede protagonista Salvatore, un 30enne di San Pietro a Patierno, che era un positivo asintomatico fino a ieri sera, quando sono sopraggiunto problemi respiratori e febbre alta.
a raccontare l'accaduta, la sua vicenda appunto, e la sorella che dice: mio fratello ha contratto il Covid da una settimana, ieri sera ha avuto sintomi come febbre, vomito e problemi respiratori e abbiamo chiamato il 118. L'ASL è il medico curante e appunto anche questi, ma ognuno ci ha dato una cura diversa. Questo lo ha raccontato, come dicevamo, la sorella a Napoli Today. Bene, con questo è tutto, termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.